Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi ritorneremo sul tema pirografo effetto Lichtenberg. Oltre al metodo che vi ho fatto vedere in precedenza, esiste un secondo metodo per ottenere delle belle bruciature che è anche più economico nella realizzazione. Vi basterà trovare un vecchio forno a microonde, come questo qua. L'unica cosa che dobbiamo fare è asportare il trasformatore di corrente. Per fare ciò abbiamo bisogno di qualche cacciavite. Procediamo quindi ad asportare il trasformatore. Semplice, no? Perché non vi ho fatto vedere come si smonta il forno a microonde? Semplicemente perché l'operazione è molto pericolosa. Il forno può avere delle correnti residue ad alto voltaggio e rischiate seriamente di lasciarci la pellaccia. Quindi non fatelo. Piuttosto acquistatelo smontato direttamente su internet. Tagliamo i cavetti che non ci interessano. Io ho già predisposto una basetta in multistrato da 9 mm alla quale ho fissato il cavo d'alimentazione che ho tolto dal microonde e vi ho già crimpato un paio di connettori Faston. Su questa base metterò uno spessore per comodità perché le viti che ho utilizzato sono un po' troppo lunghe. Posiziono il nostro trasformatore e avvito il tutto alla basetta. Collego l'alimentazione. Colleghiamo un paio di cavi con sezione 1 a questo polo con un Faston e alla carcassa del trasformatore con un occhiello. L'altra estremità la colleghiamo a un paio di morsetti. Questi li ho comprati su eBay. Come vedete, hanno la particolarità di essere completamente isolati. Il nostro pirografo può dirsi finito. Proviamo a fare un paio di test. Costruiamo i nostri elettrodi utilizzando una barra d'ottone da 5 mm. Un paio di pezzetti lunghi 10 cm saranno più che sufficiente. Tagliate a occhio. Ai nostri elettrodi è meglio fare una punta, con la lima, con la mola da banco, con lo smigliatore angolare. Importante che abbiano un po' di punta. Ecco i nostri elettrodi. Come nel video precedente, una soluzione satura di acqua, preferibilmente calda, e bicarbonato di sodio. Con un pennello bagnare tutta la superficie e aspettate qualche secondo che si assorba per bene. Lasciate la soluzione di acqua e bicarbonato abbondante sulla nostra tavoletta e poi asciugate eventualmente l'eccesso con un pezzo di carta. Fate molta attenzione. Sebbene il voltaggio di questo trasformatore è molto più basso rispetto al trasformatore per neon, ha una grande potenza, quindi stiamo parlando di qualche ampere e non qualche milliampere. Quindi quando mettete a contatto gli elettrodi con la tavoletta, allontanatevi e solo dopo date corrente. Come vedete, la reazione è velocissima. Anche troppo potente. Per risolverlo dovremmo poter modulare la tensione in uscita e per far ciò le attrezzature
possono essere molto complesse e costose, però possiamo aggirare la problematica con un minimo di conoscenza. Il nostro trasformatore ha due avvolgimenti, il primario che prende la tensione della rete elettrica e l'avvolgimento secondario che attraverso l'induzione elettromagnetica generata dalla tensione sull'avvolgimento primario genera a sua volta una seconda tensione che è funzione della tensione sul primo. Quindi, se è troppo costoso o complicato modulare la tensione sul secondario, possiamo modificare la tensione sul primario. Quindi, al variare della tensione in ingresso, varieremo anche la tensione in uscita. All'ingresso del nostro primario metteremo un regolatore di tensione da 2 kW, che è acquistabile su internet per un costo che va tra i 15 e i 20 euro, non di più. La morsettiera da 2 poli in ingresso, quindi qua metteremo la nostra tensione in ingresso e 2 poli in uscita. Dalla nostra presa di corrente arriveremo a questi 2 poli e successivamente da questi 2 poli ai contatti del primario. Facciamo qualche test. Come prima, bagniamo. Appoggiamo i nostri contatti. Uno qua e uno qua. Diamo tensione. Adesso con la manopolina incomincio ad aumentare la tensione all'ingresso. Vedete come comincia pian piano ad allargarsi la bruciatura. Non è istantanea come in precedenza. Vedete un pochetto. Adesso stacco l'alimentazione, sposto gli elettrodi, bagno un altro po' la tavoletta e ridò tensione. Questo è il risultato dei nostri 2 esperimenti. Adesso, per riportare il legno alla sua tonalità originale, passiamo un po' di soluzione satura di acido ossalico. Adesso, come nel precedente video, diamo una spazzolatina e controlliamo. Questo è il risultato finale. Questa di qua è fatta senza regolazione di tensione all'ingresso. Questo qua invece con regolazione di tensione all'ingresso. Come potete vedere, sono molto più profonde e larghe, soprattutto se compariamo il lavoro fatto dal trasformatore per neon a quello del microonde. Il supporto non ci aiuta perché questo è molto più scuro, però vi posso assicurare che il dettaglio non è lo stesso. Passiamo quindi alle raccomandazioni finali. Se non avete dimestichezza con l'elettronica e l'elettricità, vi prego di desistere dal replicare questo progetto. Attenzione, è molto pericoloso, le tensioni in gioco sono elevatissime, potreste farvi male o peggio. E per peggio non intendo soltanto fine in ospedale, anche peggio. Quindi desistete. Così come è stato realizzato
non può essere utilizzato perché va comunque inserito in una cassetta per evitare che accidentalmente io tocchi i poli della 220 o il polo del nostro pirografo. Vi ringrazio per aver visto il video, mettete un like se vi è piaciuto, commentate, siate buoni. Detto ciò, vi saluto e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!